Che succede? Si è innamorato Pikachu. L'incontro della vita. Kangaskhan, se riesco a trovarlo, è fortissimo. Kanga! Vabbè, con Kiba ormai molto meglio il mio Kiba. Pikachu, che sei un po' lentino ultimamente, eh? Attento! Oh mio Dio. Ma si sta proprio divertendo? No, non tanto, non tantissimo. No, no, non capisce. Non capisce il linguaggio degli Psyduck. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento qui su Pokémon Let's Go Pikachu. Nella scorsa puntata abbiamo sconfitto Koga, quindi siamo qui a Fuxiapoli e qui c'è la zona Safari. Quindi vi avevo detto nella scorsa puntata che saremmo andati nella zona Safari. In realtà ho visto, perché come ben sapete io lo sto giocando insieme a voi, quindi non so prima le cose. Quindi nella scorsa puntata vi dicevo probabilmente come quelle nella prima generazione. In realtà è tutto dedicato a Pokémon Go, quindi benvenuto al Go Park. E qui si possono visitare i Go Park, si possono trasferire i Pokémon da Pokémon Go a qui e viceversa. Però siccome non lo sto usando con questo collegamento con Pokémon Go, almeno per adesso, poi magari si potrebbe fare qualche cosa anche insieme a voi con degli scambi eccetera, ma per adesso non lo si sta sfruttando in questa serie. Dobbiamo proseguire. Allora, facciamo così. Sì, grazie, grandissimo. Adesso utilizzane un'altra, Solcanubi, e andiamo a Zafferanopoli, che è qui. Vai. Poi tutto quanto il percorso 18 con la pista ciclabile eccetera lo faccio io, o lo facciamo in live se abbiamo bisogno di catturare qualcosa di interessante, di fare shiny hunting. Come ho saltato mezzo altro percorso per arrivare fino a Fuxiapoli, vi salto anche quell'altro perché sono cose meno interessanti magari da fare, e quindi le faccio io. Ok. Ok, e anche questo è fatto. Abbiamo sistemato un pochettino i Pokémon perché abbiamo bisogno di tutti quanti in forma. Ma siccome c'è una bella sfida dopo, vabbè dai, lasciamo le cose così come stanno e andiamo alla Sylph. Andiamo alla Sylph, che se non sbaglio è di qua. Esatto, dovrebbe essere questa. Ed eccoci qua, Sylph S.P.A. Allora, tu che era? Fatti sotto. Ah, ok. Vai, vai, voi combattete. Arriverete sicuramente troppo tardi per darmi supporto, ne sono sicuro. Ok, si comincia con la Sylph. Eccoci qua. Allora, qua ci sono un sacco di teletrasporti, un sacco di robe, però c'era un metodo pazzesco per andare subito all'ultimo piano e non so se ancora è così. Ok ragazzi, allora andiamo da questa parte perché dovrebbe esserci una possibilità di andare subito dritti nel punto preciso dove vogliamo andare. Quindi andando al quinto piano si può evitare un po' di roba per cercare... No, va bene! No, facciamo Arantopoli! No, bellissima! No, ditemi che fate... Ditemi che fate un remake anche della quarta gen. Quarta gen intesa come remake a sua volta di seconda. No, vabbè, Amarantopoli. E questo? Forse sempre di quarta gen. Forse sempre di quarta gen. I templi, quelli di Alga, Palkia, insomma, tutta quella storia lì molto tenebrosa. Comunque, lottiamo contro una delle sorelle Rocket. Tranquilli ragazzi, faremo questa Sylph in un lampo, perché sapevo che c'era qualcosa sotto. E a quanto ho capito, una gran parte della Sylph è opzionale. Quindi che cosa vuol dire? Che possiamo farla solo se vogliamo, cioè se e quando vogliamo la facciamo. Ma non siamo qui a pettinare le giraffe, quindi andiamo avanti per la strada più breve, che vuol dire, quinto piano, sconfiggere la sorella Rocket. E adesso vedremo. Vedremo insieme cosa fare. Raticate, lasciamo Pikachu che ancora
non hanno notato che non è del Team Rocket, perché ha il cappellino Rocket. Potrei rimettermi anche io il completo Rocket, in effetti, perché merita mettersi il completino Rocket proprio durante la Sylph S.P.A. Credo che sia stata una buona idea andare prima a Fuxiapoli e quindi fare un po' di livelli e poi tornare a Zafferanopoli per andare nella Sylph. Perché siccome appunto la Sylph è un po' lunghetta e ci sono molti allenatori, è meglio farla con una squadra ben allenata. Però poi Sabrina sarà molto difficile. Sarà molto difficile. Ok, allora, facciamo così. Mettiamoci... No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Non è il momento delle coccole Pikachu, perché siamo all'interno del covo dei nemici. Valigia vestiti. Cambia look di Freak. Cappelli. Mettiamo Rocket. Perfetto. Magliette. Mettiamo Rocket. Abbiamo anche la camicia Safari che abbiamo ottenuto nella scorsa volta, ma va bene. Pantanoli Rocket. E scarpe. Stavolta mettiamo anche le scarpe... Anzi, no, le scarpe Rocket le avevo ancora lasciate. E passa a Pikachu. Cappelli e Rocket, perfetto. Vestiti, Rocket. Siamo pronti, ragazzi. Non ci sgameranno mai. Ok, let's go. Ah, lui mi stava per sgamare in realtà. Mamma mia, aiutami. Vedi questo vicino a me? È un mollaccione. Allora, andiamo di qua. Ci vuole la priporta. Ok. Vediamo di qua. Andiamo di qua. Ah no, qua è da dove sono entrato. Tu? Non lo so. Vediamo di qua. Vediamo con lui. Vai. Osi tradire il Team Rocket. Vedete che mettere la divisa del Team Rocket ha fatto. Ok. Pam 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 pam. Radiate. Bene, bene, bene. Un bel Raticate che vuole un bel fulmine in faccia. Sbam. Ah, resiste sempre con quel poco che potrebbe darmi fastidio. Fulmine. Vai, 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 vai. Bam. Ok. Pam, 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 pam. Golbat va da nozze con Golbat. Cioè, la mia Pikachu, insomma. Vai di fulmine. Adesso lo sposto perché ogni volta ce l'ho sempre davanti e mi devo spostare per vedere cosa succede nello schermo. Ok. Abbiamo sconfitto Traditore. Ma sono curioso di scoprire se effettivamente senza... ma c'è un oggetto. Credevi di non farmi accorgere dell'oggetto? Forse solamente per evitare questo allenatore? Ah, mi sa che devo andare di qua. Mi sa che c'è un bel... che figata questo teletrasporto. Ok. Beh, lui mi sa che lo possiamo evitare. Vai. Wow. Fighissimo questo effetto. Continuiamo di qua. Ci sono un sacco di oggetti però, così che saltiamo. Però una volta che abbiamo la priporta si può andare tranquillamente a cercare un po' tutto. Grazie. Basta fare così. Vediamo di qua. Non credo che sia di qua però. Non credo proprio che sia di qua. Proviamo questo. Devo trovare la priporta, altrimenti non faccio niente. Vediamo qua. Cura totale. Ok. E ci pigliamo un po' di roba. Revitalizzante max. Ok. Poi caramella rara. Questo va più che bene. Le darei tutte a Kiba praticamente. Lancia fiamme. Lo darei a Kiba, ma già ce l'ha, quindi non gli interessa. Vediamo un po'. Oh ragazzi, ok, ce l'ho fatta. In realtà non era il quinto piano come mi avevano detto, come avevo cercato o visto, ma era il sesto, quindi mancava un piano. E qui c'è un bel ganzo giovine con il ciuffo blu.
il nostro caro amico Archer. Chi è quel ragazzino? Ehi là, ah, lui ha finito la lotta di prima. E chi è quello? Sono dei ragazzini in gamba, ma abbastanza sciocchi da metterci i bastoni tra le ruote. Allora la cosa è reciproca, anche voi siete un fastidio per noi. Ehi, attenzione! Come ti permetti? Vuoi passare un brutto quarto d'ora? Non c'è motivo di scaldarsi. So io come dare una bella lezione a questi piccoli insolenti. Forza, viecce! Viecce, Archer! Avanti! Io ho la squadra mezza addormentata, avvelenata e tutto il resto, però viecce! Electrode e Mac. Ok, io mando Pikachu addormentato, credo. Perfetto, con poca vita pure. Quell'Electrode mi sa che farà autodistruzione, quindi io metto Venusaur. Tu hai Cubone, tanto, quindi potresti anche far qualcosa con Cubone, mio caro amico Gary. Dai, fai qualcosa di utile. Renditi utile alla... Lo sapevo che faceva autodistruzione, lo sapevo. Guarda che lì devasta tutti. Ma non ha fatto male a nessuno in realtà, va bene. Va bene, va bene. Ed era pure di Archer, cioè non è che è della recluta così a caso. Tossina, ovviamente non la puoi fare su di me. E quindi Cubone avvelenato, va bene. Hai poca l'energia. Gary, ma vuoi diventare veramente il migliore allenatore del mondo? E poi fai focale energia. E vabbè, tutti quanti di tipo veleno. Ok, iniziamo con il nostro parassiseme. Soprattutto su Mac, che è bello tosto da buttare giù. Per Weezing lo farò pure comunque. Magari il nostro Cubone si decide ad attaccare il nostro amico. What? Lanciafiamme, è vero, me lo dimentico sempre. Va bene, mi ha fatto pure il brutto colpo. Ok, almeno adesso posso mettere Alakazam. L'ho fatto il parassiseme, vero? Sì. Credo di sì. Bravo che comunque lo colpisci. Brutto colpo, gli fa pure tanto male. Attenzione, Cubone. Attenzione. Benissimo. Vabbè, il mio parassiseme non è servito a niente. Perfetto, ma va benissimo lo stesso. Allora, io metto Alakazam, ovviamente. C'è un Weezing lì davanti. E non ho intenzione di rimanere qui a... non so, a non far nulla contro quel Weezing. Cubone, se tu continui in questo modo e ne butti giù un altro paio... No, Weezing non c'è bisogno, ci penso io. Ci penso io a Weezing. Ci penso io. Ovviamente sbiga attacco sulla Kazam e mi fa un botto di male. Però Weezing, esatto, non mi fa più niente, ok. Dai, 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 dai. Benissimo con questo Somerang. Uno. Due. Wow. Non sei proprio fortissimo. Allora. Ah, mandi in campo Golbat. Non è che mi fai di nuovo sbigo attacco. Allora, un altro sbigo attacco lo reggo. Quindi facciamo psicoraggio su Golbat. Un altro sbigo attacco lo dovrei reggere. A meno che non mi fa... Ok, perfetto. A meno che non mi faccia un brutto colpo, ma va bene. Ok. E lui è andato giù. Se ce la fai... No, vabbè, devo fare tutto io. Ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito. Allora, a questo punto io faccio ripresa. Sì, sulla Kazam. E... iperpozione pure tu. Ah, quindi ci curiamo entrambi. Se lui fa sbigo attacco... siamo a posto tutti. E invece no, fa attacco rapido. Bravo, bravo. Cioè la recluta è stata molto più brava di Archer. Mi ha pure fregato. Potevo fare qualcos'altro invece no. Mettiamo Kiba. Ho la squadra totalmente decimata. Però va bene. Allora, se tu adesso mi dai l'apriporta, siamo a posto. Possiamo tornare un attimo al centro Pokémon, curare tutto. E niente, finisce tutto lì. Possiamo tornare al centro Pokémon, perché tanto c'è l'ascensore, cioè non ci mettiamo niente. Ok. Tanto una volta ottenuto l'apriporta possiamo andare ovunque anche senza utilizzare per forza i teletrasporti, eccetera. Possiamo proprio esplorare piano per piano praticamente quasi tutto. Lonta si ripete soprattutto perché veramente la recluta è stata molto più brava di te. Quindi la vittoria dell'altra volta non è stata solo fortuna.
Capisco, vuol dire che dovremmo fare più attenzione con voi due. Togliti di mezzo. Beh, Gary, te la devi accollare. La recluta ha perso qualcosa. Freak ottiene la priporta da Gary. Ottimo. Bene ragazzi, allora adesso possiamo andare tranquillamente a... Ehi, e aprila questa porta. Allora, a questo punto possiamo andare al centro Pokémon. Prima voglio... Ok. Voglio fare così. Eteremax. Ok. Vediamo se... Ok, come l'ho evitato. Ma no, lui non ho proprio voglia di lottare. Va bene, allora vado a curarmi. E poi andiamo insieme proprio nel covo. Andiamo da Giovanni, andiamo a sculacciare di nuovo Giovanni, perché ci ha fatto seccare questa volta. Questa è una delle ultime volte, se non l'ultima, che affrontiamo il Team Rocket. Ma comunque una delle ultime che affrontiamo Giovanni. Ok ragazzi, allora a questo punto andiamo al terzo piano, dato che abbiamo la priporta, e dovrebbe esserci una stanza qui al centro che ci dovrebbe permettere di utilizzare un bel teletrasporto. Forse è questa. Ok, vediamo, forse di qua. Io provo. Vamos. Non credo sia questo. Forse era l'altro teletrasporto. Proviamo così e proviamo così. Forse è questo. Nel frattempo sul tavolo ci sono tutti dei documenti. Ok, potrebbe essere questo. Qua apriamo. Potrebbe essere questo. Apriamo di qua. Vediamo. Qua vedo tantissima roba. Ok. Io piglio un po' di roba qui. Cura totale. Nel frattempo la stiamo facendo proprio completa. Pezzo stella. Stiamo prendendo tutto. Stiamo rubando ai ladri. Vediamo se queste due si possono prendere. Non credo. Vediamo se qui c'è qualche cosa. Non credo. Va bene, proseguiamo. Proseguiamo. Anche se mi sa che... Ok, andiamo di qua. Qui è dove ero poco fa. Mi sa che forse devo andare da quest'altra parte. Vediamo. Vediamo di qua. Vediamo di qua. Ragazzi, sto prendendo tutto. Va bene, va benissimo. Beh, dato che prima era il quinto piano invece del sesto, questa volta invece del terzo andiamo al quarto, visto che ci sono questi problemi con i numeri, a quanto pare. Allora, forse invece devo andare da questa parte. Lui forse l'ho già sfidato. Ok. Di qua. Qui in fondo. Proviamo qui. Ok. Ok. Cioè, sto prendendo veramente tutto senza nemmeno volerlo. Va bene lo stesso. Growlithe nel frattempo è rimasto bloccato. Andiamo così. E lui ci becca, ovviamente. Evviva, la priporta ha funzionato. Cannon flash. Nel frattempo Kiba sta facendo proprio il tapirulan lì a destra, perché non riesce a passare. C'aveva la porta a 2 cm accanto, ma va bene. Allora, noi continuiamo a utilizzare teletrasporti, continuiamo a utilizzare tutto quello che vuoi, ma dove si deve andare? Non lo so. Provo di qua. Se la strada è quella giusta, non so se la strada è giusta o mi sono perduto ed è troppo tardi per tornare indietro. Cheat. Bene. Vedete quello che vi ho detto? Appena poi avete la priporta, potete andare ovunque. E potete fare... da lì si potevano curare forse i Pokémon. Ah, qua c'è... Ah, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, ottimo! Ehi là! Non passo... No, non passo oltre! Ancora tu? Sì, ancora io. Non vi permetterò di arrivare dal capo. Il capo, hai detto? Freak, sai cosa significa questo? Certo. Quindi il capo del Team Rocket si trova in questo edificio. Bene, in tal caso... Vai, Freak, è la nostra opportunità per sconfiggerlo. Io intanto penserò a questo bell'imbusto.
Bell'imbusto. Allora, ho visto poco fa che c'era la macchina per curare i Pokémon, quindi tranquillo Gary, non ti sto abbandonando qui. Anche se sarebbe divertentissimo, tipo, ok, ciao, e me ne vado. Ma vediamo, no, non posso curare niente e nessuno invece. Ah, non è per curare, è per fare esperimenti malvagi. Allora, va bene, facciamo così. Io penso che Venusaur per primo potrebbe essere una buona scelta. Oppure, anzi, Alakazam per primo. Secondo me lì a sinistra con quel teletrasporto ci si arriva da una parte dove si possono curare. Però lasciamo perdere. Andiamo avanti così come siamo. Senza proprio... senza avere paura, senza timore. Ci siamo quasi, ragazzi. Ci siamo quasi. Eccolo. Fermo dove sei, Nanerottolo. Il capo è in una riunione importantissima. Ah, ok. Quindi dobbiamo lottare ancora anche con voi. Bene. Ottimo. Anche con quelli più... proprio Jesse e James, i più scarsetti di tutti. Vabbè, almeno lo sappiamo contro chi dobbiamo lottare. E so che Alakazam è un'ottima scelta. Anche me lo so. So bene che quel Weezing ha lanciafiamme. O meglio, potrebbe averlo. Quindi ce lo togliamo di mezzo. So bene anche che... tu... No. Facciamo mega assorbimento, dai. Ok, vai. Psicoraggio. E il primo è andato, ottimo. È super efficace, perfetto. E andiamo anche con... Dai. Livello 44, va benissimo. Mega assorbimento, non gli faremo molto. Pensavo di essere più lento di quell'Arbok. Ah, ma siamo molto più... livellati rispetto a Jesse James, ok. Ah. Ma ha dovuto paralizzare per forza. Psicoraggio. Su Arbok. Lotta. Mega assorbimento. Sempre su Arbok. Anche se ho targettato Weezing. Vabbè. Quindi Venusaur è più veloce di... vabbè. Ma per forza mi devi far sprecare tutti gli antiparalisi che ho. Se ce li ho. Per forza. L'unica cosa che dovevi fare era non darmi fastidio. Vabbè. Bene che Alakazam sale di livello. Per quanto riguarda Kiba, ho visto che, e spero che sia così anche in questa generazione, che a livello 45 dovrebbe apprendere una bella mossa, poco carica, credo. Quindi vediamo a livello 45, poi in caso lo faccio evolvere con la pietra focaia che già abbiamo. Ti prego che ti riparte la velocità della luce! E se ne va. Va bene. Allora, ovviamente devo curare un po' la mia squadra. Antiparalisi ne ho solamente uno, ottimo. Ottimo, però forse ho una cura totale. Sì, ne ho 10, ottimo. Vai. Benissimo. Siamo pronti ragazzi per andare? C'è anche la freccia lì nell'estintore, devi andare a destra. Ok ragazzi, pronti? Via, let's go. Evviva, la priporta ha funzionato. Presidente, non crederai mica di potermi prendere in giro. Le Master Ball sono già pronte, vero? Pensi davvero che sia così facile realizzarle? E comunque... ora che ho scoperto le tue vere intenzioni, non ho più nessuna voglia di produrre le Master Ball. Cosa? Dovrei anche abbandonare il piano di usare la Sylph S.P.A. per creare una schiera di Pokémon potenti. Nella nostra azienda non siamo abituati a creare Pokémon sfruttando ricerche rubate. Ehi, i patti non erano questi. Pensa ai tuoi impiegati. Se rifiuti di lavorare per noi se la vedranno brutta. Non ti importa di loro? Ci siamo qui noi? Con la divisa del Team Rocket per giunta. Ah, Frake, ci rincontriamo. Il presidente e io stiamo discutendo di un affare molto importante. Non ti mischiare nelle faccende dei grandi, altrimenti te ne pentirai. E invece, mi mischio e come? E inizia anche la sfida contro Giovanni del Team Rocket. Capo del Team Rocket, ha 3 Pokémon, ok. Il primo è Persian, che è davvero stressante. Prima mossa che potrebbe fare... bruciapelo. E quindi io faccio così, switch in Venusaur e poi gli faccio una bella tossina. Perché comunque è molto veloce, è più veloce di Alakazam, Alakazam, quindi mi può fare davvero tanto male, bruciapelo. Grande Giovanni. Sei veramente molto prevedibile. Tossina. Così non mi fai brutto colpo, va bene. Allora, facciamo così. E adesso vado di mega assorbimento fin quando non muori.
Capito, Persian? Ecco. Ok. Lotta. Mega assorbimento. Tu utilizzi lacerazione, va bene. E mega assorbimento sia. Ah, però. Ti ho fatto abbastanza male, eh? Ok. Più il veleno. Oh, bene. Lotta. Ancora mega assorbimento. Dovrebbe avere anche un Iron. Quindi stiamo attenti a non farci mandare giù Venusaur. Perché ovviamente è ottimo. Bene. Ok. Perfetto, il primo è andato. Livello 43, va bene. Ok. Poi. La prossima scelta sarà Rhyhorn. Non cambiamo Pokémon e continuiamo così. Io vado ancora di Mega Assorbimento. Lotta. Mega Assorbimento. Vai, siamo più veloci. Oh, proprio il Joy-Con mi ha vibrato tantissimo perché era super efficace. E recuperiamo tutta la vita. Benissimo. Benissimo, ragazzi. Venusaur, davvero tanta roba. Ok. Charizard sarà al 43. Lacerazione. Potrei togliere... potrei togliere niente in realtà. Non mi interessa, dai. No. Niente lacerazione per Charizard. Poi lanciafiamme sarà ottima. Direi che per Nidoqueen va bene alla Kazam. Tanto... sì, penso che possano andare bene entrambi. Anche se con Venusaur contro Nidoqueen forse la lotta sarebbe diventata un po' lunghetta. Avrei dovuto fare Parassiseme e poi andare pian piano. Invece, psicoraggio. Sbam. Regge pure. Aia, sgranocchio fa male. Però regge anche il mio. Attenzione, ci siamo tolti la stessa quantità di danni. Solo che il mio Alakazam è molto più veloce, ovviamente. E quindi, ciao Nidoqueen. Bene. Ok. Radioactive, livello 42. Ottimo. Perso di nuovo. Maledizione. Hai mandato a mondo i nostri piani per la Self. Ma il Team Rocket non cederà mai. Freke, ricordati bene una cosa. Tutti i Pokémon esistono per essere usati dal Team Rocket. Ora devo andare, ma ritornerò. Va bene, Giovanni, va bene, ritornerai. Ok, abbiamo salvato la Silph. Ragazzo mio, la Silph S.P.A. è grata per tutto quello che hai fatto. Hai ragione, anche merito tuo. Grazie a voi due siamo usciti da una situazione veramente difficile. Non dimenticherò mai ciò che avete fatto. Devo sdebitarmi in qualche modo. I soldi non mi mancano, quindi posso farti un bel regalo. Ecco, questa fa il caso tuo. Master Ball. Bene. Un prototipo segreto, va bene. Un nuovo tipo di Pokémon, sappiamo cos'è. La Master Ball. Tu non è che ci vuoi dare qualcos'altro, no? Niente, va bene. Vediamo qua se ci sono dei documenti importanti. Sono foto di Pokémon graziosi e di Pokémon in apparenza molto potenti. E poi ci sono grafici che il nostro caro amico Freke non comprende. Quindi ragazzi, abbiamo concluso con la Silph. È stata veramente difficile. Ragazzi, io in questo momento ho ben 49 minuti di registrazione. Voi non vedrete mai 49 minuti di video, però dovevo dirlo così sappiate che ho utilizzato 49 minuti per fare, per portare a termine la Silph. Ok, no, non esci, non intendevo questo. Esci, intendevo andare al piano terra. Perfetto. E con questa mia gaffa siamo arrivati a 50 minuti, giusto per farvi capire quanto lavoro c'è dietro ogni episodio di Pokémon Let's Go Pikachu, quindi spero che vi sia piaciuto, così da lasciare un bel pollice in su. E mi raccomando, nel caso in cui vi stia piacendo questa serie o qualsiasi altra serie, mi raccomando un bel pollicione in su e una bella iscrizione. E seguitemi anche sui social che trovate in descrizione. Ripeto le cose perché sono proprio cotto da 50 minuti di registrazione. Ce l'hai fatta, sconfitto Giovanni, vero? Sono uscito dalla Silph per inseguire Archer e ho visto quelli del Team Rocket che se ne scappavano a Zafferanopoli a gambe levate. Per fortuna che ci sei tu, Freke, sei fortissimo. Sai, se devo essere onesto, ho avuto un po' di paura. Ma che... e se i cattivi fossero stati più forti di noi, cosa sarebbe successo? Ma se ci sono io non ti devi preoccupare. Ok, adesso è tornata la pace, possiamo tornare a pensare alle palestre. Freke, tu sei già stata alla palestra di Zafferanopoli? Quante medaglie hai? Oh però, niente male.
Se continuiamo così arriveremo sicuramente alla Lega Pokémon. Facciamo del nostro meglio. Ciao ciao. Beh, tu non lo so perché hai Cubone e basta. Cioè, nel senso, ehi, tu sembri un bulletto, che vuoi? Niente. Bene ragazzi, non mi perdo in chiacchiere. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Spero che questo video vi sia piaciuto ancora una volta. Nella prossima puntata affronteremo Sabrina e quindi avremo probabilmente una nuova medaglia. Non so perché in realtà contro i tipi psico non ho moltissimo, però ci proveremo lo stesso, come abbiamo fatto fino adesso, senza prepararci troppo, ma così a razzo duro. Quindi alla prossima ragazzi, un saluto a tutti. Ciao a tutti.